Tutto qui, fare questi incontri chiaramente significa fare anche delle cose, eccolo qua. E poi, signor generale. Diciamolo che le tasse vanno pagate se vogliamo poi avere dei servizi efficienti. No, quello sì, ma che c'entra? Legalità stile di vita per il futuro dei giovani a partire dal quotidiano. Questo è il tema principale dell'incontro tenutosi nei giorni scorsi a Lauria nella sala consiliare per la visita del prefetto di Potenza Antonio Nunziante, che ad una platea costituita da politici e rappresentanti delle forze dell'ordine ha sottolineato la funzione a cui gli organi di Stato sono chiamati a svolgere, soprattutto in questo momento particolarmente difficile per l'Italia. Perché forse spesso e volentieri ci dimentichiamo di una cosa: che noi non produciamo cravatte, bicchieri, acqua, noi produciamo servizi i cui fruitori finali sono i cittadini. Se noi pensassimo per un attimo dei compiti che questa sala, che è il massimo della laicità che qui si svolge, probabilmente potremmo iniziare a parlare di una nuova politica, di una nuova cultura della politica. La Guardia di Finanza, sempre in prima linea nella lotta alla illegalità, utilizza sempre nuovi percorsi culturali per essere sempre vicina ai giovani, andando nelle scuole con un progetto portato avanti insieme al cantante Pino Mango. Ne ha parlato ai nostri microfoni a fine incontro insieme al direttore dell'Eco di Basilicata, Mario Lamboglia, il generale di brigata della Guardia di Finanza, Valerio Zago. La legalità che deve nascere proprio dai giovani, devono essere loro a comprendere quello che deve essere il futuro nella politica, nella vita sociale, in tutti quelli che sono le componenti del normale e quotidiano vivere. Noi proprio su questo puntiamo moltissimo e, come ho parlato precedentemente nella riunione consiliare, stiamo organizzando con Pino Mango, il noto cantante, un incontro con gli studenti presso le università e presso le scuole pubbliche di livello superiore. Fare l'artista non significa assolutamente negare o rinnegare poi quelle che sono le problematiche della persona. Noi, prima di essere artisti, oppure chiunque, prima di essere un artista, è un uomo, è un essere umano con tutte le problematiche di un uomo e di un essere umano. Quindi un essere umano che si occupa di tutto, di politica, di qualsiasi tipo di dimensione possa, ecco, essere avvicinata a quello che è il concetto di uomo, di persona. Si dà umanità, si riceve umanità. Noi ieri siamo stati a donare sangue a Potenza, eravamo in 11 appartenenti alla Guardia di Finanza. Con l'ABI stiamo portando avanti un discorso molto importante, come anche con la FIDAS regionale, proprio perché vogliamo dare anche una parte di noi, nel vero senso della parola. Diamo sangue, speriamo di ottenere una vicinanza maggiore, una collaborazione maggiore dalla parte della popolazione lucana, che è sicuramente una grande popolazione con grandi affetti, con grande cultura, forse un pochino troppo timida e non ha ancora troppo il coraggio di manifestare questa sua bellezza, e dovrebbero farlo. La manifestazione ha toccato un momento particolare anche per la città di Lauria, che ha accolto un nuovo cittadino d'eccellenza, il capitano Salvatore D'Elia, già in forza alla compagnia di Lauria, dove ha ottenuto importanti risultati sulla tutela del territorio, ora aggregato al comando di Potenza. A capitano D'Elia è stata conferita dal sindaco di Lauria la cittadinanza onoraria. È un messaggio da trasferire ai cittadini, ma è anche un riconoscimento per il lavoro che comunque hanno svolto e nelle varie difficoltà che in questo anno e mezzo ci sono state. Le forze armate, in particolare la Guardia di Finanza, ci è stata veramente vicina, è stata vicina a noi come amministrazione e ai cittadini. Sono convinto che la sua esperienza maturata in questi luoghi, ma soprattutto la sua grande professionalità, potrà darci grandi, grandi risultati anche a Potenza, perché la Guardia di Finanza, a mio avviso, deve essere considerata veramente la differenza dal punto di vista professionale a livello locale, ma anche a livello nazionale. Ma oggi la cittadinanza onoraria, tra l'altro, voglio dire, è il risultato a quel seme che io ho impiantato quando sono arrivato a Lauria 5 anni fa, improntato appunto sulla legalità, trasparenza e ambiente, che poi è il mio motto di vita. Cioè, io non faccio fatica a fare quello che faccio, mi viene talmente spontaneo, forse dovrei fare di più, quindi non me ne voglia la cittadinanza lauriota se da me si aspettava, insomma, qualche briciola di legalità in più, ma ahimè, anch'io sono un essere umano e ciò che ho dato era al limite delle mie forze.
utilizzando anche le riserve che mi erano rimaste. Io spiritualmente, potenzialmente, sono sempre alla luce. Presenti oltre alle forze dell'ordine del territorio anche il procuratore Vittorio Russo. Riteniamo che si debba creare una cultura della legalità e su questi temi quindi ci deve essere sempre poi una partecipazione istituzionale la più ampia possibile.